Era una notizia che si respirava ormai da giorni. Sergio Marchionne, il manager con il pullover, non ce l'ha fatta. È morto questa mattina alla clinica universitaria di Zurigo, dove era stato ricoverato il 27 giugno per un intervento, le cui complicanze post-operatorie hanno portato al decesso. Aveva 66 anni. Poche sono le informazioni sulle cause del peggioramento in seguito all'operazione e non è nemmeno chiaro quali complicazioni ci siano state o quale fosse l'effettiva natura dell'intervento subito. Si parla di un'operazione alla spalla. La vita di Sergio Marchionne è stata costellata di successi. Era noto a livello internazionale per essere stato al timone nel processo di rinnovamento e risanamento della Fiat, nel cui gruppo ha ricoperto ruoli di alto livello. È stato infatti amministratore delegato di Fiat Chrysler, di FCA Italia e presidente di FCA America. Merito suo il rilancio internazionale di entrambi i marchi, Fiat e Chrysler. Ha avuto un ruolo chiave anche in Ferrari, in qualità di presidente e amministratore delegato. Lo si vedeva spesso in pista, ogni volta che i suoi tanti impegni glielo permettevano. Con la Rossa aveva infatti un rapporto speciale e le sue intenzioni, una volta lasciato il ruolo di amministratore delegato di FCA, previsto nel 2019, erano proprio quelle di mantenere la direzione della squadra di Maranello. Così non potrà essere. Correva l'anno 2003 quando Sergio Marchionne, di origini abruzzesi e poi naturalizzato canadese quando i suoi genitori emigrarono in Ontario, entrò in Fiat. Prima come consigliere di amministrazione, l'anno successivo divenne amministratore delegato, nel momento in cui l'azienda versava davvero in pessime condizioni. Marchionne ruppe l'accordo con la General Motors, che avrebbe probabilmente portato allo scioglimento della Fiat, e iniziò un importante processo di risanamento, prima pagando i debiti con le banche, poi chiudendo un accordo di partnership con la statunitense Chrysler, che versava in altrettante difficoltà. Un'operazione vincente, che ha portato alla nascita del settimo costruttore di automobili al mondo, FCA, circa 4 milioni e mezzo di veicoli l'anno. A Marchionne, nel tempo, non sono state certo lesinate critiche, così come duri scontri con i sindacati, ma di lui oggi si ricordano la genialità imprenditoriale e l'impegno continuo nella ricerca del miglioramento. È stato infatti uno dei migliori manager italiani, con riconoscimenti in tutto il mondo. Mancherà l'uomo, il grande dirigente che ha saputo dimostrare intelligenza e un'apertura mentale superiore. Il timone ora è passato a Mike Manley, già responsabile del marchio Jeep e uomo di fiducia di Marchionne. Adesso è il momento del dolore e del cordoglio. Domani, in FCA, si guarderà un futuro ancora tutto da scrivere.